c'ho il sole contro, ma con la passione a favore. Ricomincia l'avventura della nostra meravigliosa Salernitana. Vorrei subito partire da una novità. I tornelli, come si chiamano? I tornelli quasi vuoti, eppure sono le 11:20. Una cosa mai vista. Io prima proprio i tornelli così vuoti non li ho mai visti. Non è una dichiarazione su essere umano, Granata? Buon anno. Buon anno. Come sobrio, mio fratello Lorenzo. Ed Enzo Gallo sono ultra della Salernitana e della parrocchia di Piazza San Francesco. Questo andate su YouTube. Ah, grazie. Ciao. Anzucci, Andrè sta ancora in rumeno. Ah, non lo sa. E lui è Fra Cyril, che tutti molti almeno dell'ambiente francescano conoscete. Adesso entriamo nei nuovi tornelli. Se fa il sesto diventa. Come è una pelle d'oca. È entrato Memo! Ci rendiamo conto che tenete in botte, ci rendiamo conto. È impressionante. C'è troppo bello. Salernitana, Salernitana. Ed eccoci di nuovo stretti in curva, e vi voglio fare una reazione di un piccolo giovanissimo ultra che ha convertito pure il papà, che aveva delle radici strane, ma è diventato proprio, grazie al figlio, ha riscoperto le sue radici salernitane. Una dichiarazione, Peppi. Ciao ragazzi, buonasera, buona partita a tutti, speriamo che vada bene. Oggi secondo te? Non si parla. Non si parla? Dici magari la partita la vince anche le Pomodorine, però. Sì, però se si vince anche questa è... Grazie Peppe! Buongiorno, finalmente si torna, 2 mesi di astinenza, adesso oggi... ancora non ho finito. Oh, meravigliosi! Dicendo Nico, lo posso dire? Oggi finalmente c'è un orgasmo dopo 2 mesi di assenza. Non si è capito che tiene orgasmo, si è capito, non lo so. Grande iniziativa quella del video, delle reazioni. Essere umano Granata. Complimenti. Noi non lo dimenticheremo mai. Ciao Giovanni. Ok. È tutta questione di tempo. È tutta te. Salernitano, Roberto Bolci. Ciao Roberto. Dopo 2 mesi 54 manovra siamo tornati finalmente qua.
Ma sei andata a casa, mi sembra. Come se voi ti sempre casa, qualcosa. Sempre casa, anche qua, anche quando è la prima volta sei comunque a casa qua. Tu? Mi mancava. No, e se parlo solo. Con il numero 66, Matteo! Con il numero 16, Dima! Con il numero 17, Federico! Con il numero 6, Giulio! Con il numero 3, Damagoi! Con il numero 18, Lassena! Con il numero 8, Emi! Con il numero 10, Donny! Con il numero 99, Cristo! E con il numero 29, Ulai! E poi c'è il nostro mister, Davide! Valencia, 20, Cassaro, 28, Capezzi, 35, Moto, 39, Iervolino, 98, Pirola, dirigente conto, signor Francesco Bruno di Roma 1. Succede sotto la coreografia, l'organizzazione sotto la coreografia, noi siamo sotto, non so quello che si vede. Fammi la vedere! Attaccava! La puoi
girare, scusami, girala. Sì, ma non c'è stanza. Marone, che cos'è? Guarda qua, oh. Guarda qua. Thank you.
Commento tecnico. Commento tecnico. Commento tecnico che non vanno bene. La difesa va cambiata, ma va migliorata, non va cambiata. L'attacco stiamo c'è. Ballando troppo. Sì, ma si balla dietro, troppo. Però si gioca con le squadre più forti va così. Si gioca. Difesa troppo alta, ma per fare difesa a tre ragazzi ci vogliono tre pressioni. Troppo. La difesa. Difesa a quattro, Il Naccio vede perché ne ha fatti giocare Dani Ducci. Sinceramente non puoi giocare con Fazio e Radovanovic contro Alleao e Salemakers. Non lo so, speriamo in un secondo tempo migliora. Bravo, 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 almeno no, qualcosa.
dai! Grazie.
prego. Ma siete ridicoli! Ci abbiamo sperato. Si rifarà sicuramente. Ci abbiamo sperato. Vabbè, speriamo di vincere col Torino, voglio.